E buongiorno e bentornati a Il Mattino Loro in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Vargion e buongiorno, buon lunedì, miei cari. Già, signori, il lunedì, come sempre, è un giorno critico. È un giorno critico per me, è un giorno critico per voi, è un giorno critico per chiunque. In quanto lunedì rappresenta l'inizio della settimana, la fine del weekend, se vogliamo. Si ricomincia, si deve riprendere il ritmo e quindi, non lo so, alle volte noi vorremmo solo lasciare il letto, però vorremmo farlo, naturalmente con meno madone di quelle che effettivamente abbiamo, oppure non lasciarlo proprio, ecco. Io in questo periodo sto sperimentando una strana nostalgia, voi lo sapete, sono ancora chiuso in casa, quindi in realtà il lunedì è diventato parte di questo lungo giorno che sembra non finire mai. Cioè, giornate non dico che sono tutte uguali, ma quasi lo sembrano, perché veramente sembra sempre un lunghissimo weekend che non vuole finire. Io in realtà sto rimpiangendo parecchio la sensazione di odio nei confronti del lunedì, perché vorrei, insomma, tornare ad essere parte della cricca che odia il lunedì. Ma sapete chi altro odia il lunedì? Veramente tanto, ma tanto. Certe persone che, beh, a parte tutti, però alcuni in particolare rimpiangono fortemente di magari non aver studiato di più, oppure di non aver ancora concluso il proprio ciclo di studi e di doversi magari accontentare di alcuni lavori che non sono esattamente i più edificanti, più soddisfacenti, più remunerativi, per carità, ma non sono nemmeno di quei lavori di cui magari si parlerà in futuro. Cioè, noi non credo che facendo questo tipo di lavori potremmo raggiungere un grado anche di così un livello, una carriera così di cui ci ricorderemo in futuro. Naturalmente ci sono appunto questi lavori che è difficile veramente da inquadrare, perché sono lavori, ripeto, che per carità dignitosissimi, ma che naturalmente nascono veramente sotto una cattivissima stella. Ed è il caso, potremmo citare veramente tantissime tipologie di mansioni veramente che si veramente possono essere le più disparate, ma una di quelle che veramente si parla poco, una di quelle di cui si dovrebbe parlare di più in quanto condizioni veramente veramente pessime, sono i corrieri, soprattutto i corrieri del cibo, i corrieri definiti appunto in inglese rider. Nello specifico questi rider, che sono quelli, diciamo così, più capillari per quanto riguarda le consegne, perché non si parla appunto del corriere di Bartolini che prende a calcio i tuoi pacchi di Amazon per lanciarteli praticamente al terzo piano perché non ha voglia di fare le scale, o quelli appunto che magari ti citofonano e ti lasciano un secondo netto per alzarti dalla tazza del cesso e venirti ad aprire, magari facendo le tre rampe di scale che servono per arrivare appunto da te. Non si parla di loro di oggi, ma si parla di quegli disgraziati in bicicletta, di quelli che usano i pattini, di quelli che usano i monopattini, quelli che hanno trovato nuovi modi di girare la città appunto per consegnare cibo. Insomma, gente che un giorno magari avrà il fisico veramente adatto per uno scenario tipo Death Stranding di Kojima. Ma andiamo, prima di parlare ovviamente di questo argomento, andiamo a salutarvi. Voi ufficialmente in chat vi avevo già salutati, naturalmente in prediretta, ma vedo che ci sono delle aggiunte, quindi andiamo a salutarvi. Quindi buongiorno DJ Joker, buongiorno Simone, buongiorno Michela, buongiorno Walter e buongiorno Vincent Valentine, mio caro amico, bentornato al Mattino Loro in Podcast, mio caro, e buongiorno naturalmente a tutti quelli che, ma prima delle rampe te sei pulito? Probabilmente non ne ho avuto il tempo, mio caro Simone. Comunque, buongiorno a tutti quelli che si connetteranno nel corso della puntata e buongiorno a tutti voi che state ascoltando questa trasmissione in podcast o la state guardando in video su YouTube. Torniamo a noi, perché parliamo dei rider? Perché innanzitutto
soprattutto perché in questa situazione in cui mi trovo sto molto rivalutando questo mestiere, sto molto pensando alle persone che mi portano da mangiare quando ne ho bisogno, insomma. Non che, diciamo, la ridente città di Fermo campi sui rider, perché vista la conformazione del territorio sarebbe molto difficile il lavoro di un rider, veramente, soprattutto sarebbe veramente, veramente complicato per un rider fare questo mestiere. Ma diciamo delle forme alternative di rideraggio forse è possibile farlo anche da queste parti, ma non parliamo di lui, ma parliamo in realtà di un uomo che ha deciso di mettersi in gioco, un uomo che ha voluto rendersi conto della situazione di questo mestiere. E paradossalmente si tratta dell'uomo che meno ci aspetteremmo che faccia una cosa del genere, ovvero il proprietario di Deliveroo. Ho trovato questa notizia in realtà che Rider G7, esatto. Ho trovato questa notizia che è stata scritta in realtà l'anno scorso, quindi nel 2021, a luglio del 2021, ma comunque vista la situazione attuale la trovo ancora molto attuale, soprattutto perché ormai il mestiere del rider secondo me si è abbastanza sbloccato, ecco, per carità. Quando finirà la situazione pandemica e verrà ritirato lo stato d'emergenza, probabilmente le persone avranno molta più soddisfazione a uscire di nuovo di casa e andare nei locali da soli, per carità. Però sono sicuro che una buona fetta di pesaculo questa situazione li abbia creati, e quindi il mestiere del rider secondo me potrebbe diventare una delle nuove costanti, uno dei nuovi mestieri che magari a bassa specializzazione, che tante persone magari faranno in un periodo di transizione della propria vita. Magari tanti studenti universitari che magari cercano di arrotondare la sera, che magari vogliono, per risparmiare sulla palestra, magari si mettono, vanno in giro in bicicletta, comunque a consegnare cibo la sera, per carità. Però c'è anche da dire che questo è uno di quei mestieri che molto spesso non si augura, veramente, non si augura. Ma andiamo a leggere la notizia che ho trovato sul Corriere, andiamo a vedere. Deliveroo, il CEO miliardario, fa il rider in incognito per controllare i ristoranti. Ristoratori sgarbati con i rider, cibo da consegnare, delivery che esce già freddo dalle cucine. Questo è quello che ha trovato, travestendosi da fattorino, Will Shu, a capo di un impero digitale che vale 5 miliardi di sterline. Ma sulla sua società non mancano polemiche riguardo alla retribuzione dei ciclofattorini, che sarebbero inferiori a 2 sterline l'ora. Sì, per carità, 2 sterline l'ora è poco, ma ricordiamoci che tipo una sterlina non so quanti euro vale, ma 2 sterline sono tipo 5 euro, una roba di questo tipo. Per carità, non è comunque tanto, cioè, mettiamo, però è giusto fare un po' una proporzione. In Inghilterra probabilmente 2 sterline non sono assolutamente niente, è una moneta difficile la sterlina, mettiamola così. Però non impelaghiamoci in discorsi di economia, andiamo a leggere l'articolo meraviglioso del Corriere. Non ho idea se sia meraviglioso, ma andiamo avanti. Ristoratori sgarbati con i rider, cibo da consegnare, delivery che esce già freddo dalle cucine. A verificare che tutto questo non succeda più tra parentesi, ci pensa in prima persona il fondatore miliardario di Deliveroo, che circa una volta a settimana si traveste da fattorino e recapita pizze, sushi e burger in giro per Londra. Lo fa per mettersi nei panni dei rider, testare il funzionamento dell'app e soprattutto verificare il lavoro dei ristoratori. Lui è Will Shu ed è a capo di uno dei più grandi imperi dell'economia digitale, specializzato in consegne di cibo a domicilio in mezzo mondo. Una realtà che vale 5 miliardi di sterline, è diventata ancora più ricca e diffusa durante i ripetuti lockdown per contenere la pandemia, quando l'unico modo di gustare un pasto preparato al ristorante era ordinarlo delivery o takeaway. E la crescita non si è arrestata neanche con le riaperture o le tante polemiche degli ultimi mesi relative alle retribuzioni troppo basse dei suoi ciclofattorini. Nel primo trimestre del 2021, la società, da poco quotata in borsa con sede nel Regno Unito, ha visto il volume degli ordini più che raddoppiare rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, più 114%,
fino alla soglia dei 71 milioni di transazioni per un valore di 1,65 miliardi di sterline. Che, ripeto, rapportati in euro, fate voi il conto. Così, per controllare il funzionamento di questo impero in espansione, Will Shu ha deciso di indossare periodicamente lui stesso l'uniforme da fattorino, montare in bicicletta e andare a recapitare piatti pronti di persona. In realtà è un qualcosa che ha sempre fatto fin dalla fondazione dell'app. In questo modo, raccontava nel 2018 alla CNBC, posso davvero capire che cosa pensano i ristoratori, i clienti, i fattorini. Comprendere queste cose ha un valore inestimabile. Will Shu, fondatore, CEO, rider e rider di Deliveroo. Potrebbe sembrare una scelta eccentrica per un miliardario fare il rider, ma gli obiettivi non lo sono affatto. Mettersi nei panni dei dipendenti e verificare se gli esercizi commerciali che lavorano con la sua società si comportano come richiesto. Per Shu, poi, questo è un ritorno al passato. Classe 79, nato nel Connecticut, da genitori taiwanesi, si laurea nel 2001 alla Northwest University. Il suo primo lavoro è con Morgan Stanley a New York, come analista di banche di investimento. Sono entrato in questo mondo dove lavoravo 100 ore a settimana, ha raccontato al blog inglese startups.co.uk. Era terribile. Mancava il tempo anche per uscire a mangiare. E così è così che ho scoperto le consegne di cibo. Poi nel 2004 si trasferisce a Londra. Qui si accorge che il delivery dei locali e ristoranti, diffusissimo negli Stati Uniti, era un concetto praticamente sconosciuto in Europa. Dovevo andare ogni sera da Tesco, un brand di supermercati inglesi, ed era davvero deprimente, ricorda. Quando lavori così duramente da non poter pensare a nient'altro, il tuo senso della realtà si deforma. Quello era diventato un grosso problema. Così, dopo anni di studio e sperimentazioni con lo sviluppatore Greg Orlovsky, nel 2013 decide di lanciare la sua app per fornire il servizio di consegna a domicilio. Nasce Deliveroo. E Shu, per i primi 8 mesi, si occupa personalmente delle consegne, guidando il suo scooter nel centro di Londra per circa 6 ore al giorno. Questo anche per avere una comprensione profonda della rete logistica che stava cercando di costruire. L'attività alla fine è cresciuta grazie al passaparola e ci siamo allargati a tutta Londra, racconta Shu a startups.co.uk. Quartiere per quartiere per i primi due anni. Per quel periodo ci siamo autofinanziati. Poi siamo arrivati nella prima città fuori Londra, Brighton, quindi a Manchester, e ad aprile 2015 a Parigi, Berlino e Dublino. Oggi Deliveroo è presente in oltre 500 città in 12 paesi del mondo. Ristoranti rudi, cibo freddo, le scoperte del CEO di Deliveroo. Ma cosa ha scoperto Shu in queste sue giornate da rider? Il CEO miliardario l'ha raccontato nel podcast The Diary of CEO. Ho fatto 5 consegne l'altra sera nel quartiere di Notting Hill. Nessuno mi ha riconosciuto, spiega. Del resto non sono una celebrità. Lo staff dei ristoranti era rude. Mi lamentavo che ero in attesa da troppo tempo e rispondevano «Ehi ragazzo, stai buono!» Poi finalmente è arrivato il cibo ed era piuttosto freddo. Glielo dico e ribattono «Consegnalo e non rompere!» Mentre me ne andavo, un altro fattorino di Deliveroo, anche lui senza riconoscermi, è venuto da me e mi ha detto che li trattano sempre così. Ogni volta, assicura il fondatore della piattaforma, ha provveduto nei giorni successivi a informare i proprietari dei ristoranti dei problemi che ha incontrato durante i suoi turni in incognito. Che dite nel frattempo? Nato lì. Connecticut, esatto. Secondo me il motivo è ancora più semplice. La moglie tritura e nebulizza i suoi testicoli a tal punto che lui stesso fa il fattorino per non rimanere in casa a assorbirla. Ma quando fa il fattorino, lo stipendio percepito è quello standard dei suoi dipendenti? No, immagino che essendo miliardario tecnicamente lo stipendio del rider, questa è una cosa in realtà simpatica, perché cioè simpatica non lo è assolutamente, però come funziona lo stipendio di un rider? In realtà, quando tu vuoi andare a fare il rider per Deliveroo o qualsiasi altra catena, tu utilizzi un'app naturalmente che ti dà praticamente una percentuale di
di denaro su ogni consegna che tu effettui, praticamente. Quindi vieni praticamente pagato non tanto all'ora, non tanto per le ore che occupi, ma per quanti ordini riesci a prendere, per quante cose riesci a consegnare in una sera. Quindi chi fa il rider molto spesso lavora con le zone, praticamente, perché più devi andare lontano e naturalmente meno soldi guadagni, perché devi appunto spendere molto di più in termini di tempo, e alle volte anche se utilizzi magari non utilizzi la bicicletta in termini di elettricità del tuo monopattino o benzina per il tuo motorino, quindi è un lavoro che devi cercare di prendere delle consegne molto vicine alle zone che di solito fai, quindi zone in cui magari si ordina molto spesso cibo da sport e che magari abbia tanti ristoranti, insomma, Tomb Raider, esatto, veramente, perché ti porta la tomba. Quindi no, in realtà se quest'uomo ha fatto le cose per bene, probabilmente ha sperimentato anche il sistema di pagamento il sistema di pagamento che lui stesso ha messo su. Ora io non so se Deliveroo fa la stessa cosa, però io so, stavo vedendo qualche tempo fa, infatti parliamo di questo, stavo vedendo qualche tempo fa un video di un canale YouTube che si chiama Jumbo Drillo, che è questo ragazzo, insomma, che fa video comici, però che ogni tanto si dà magari alle sperimentazioni, e lui ha provato a fare anche questo, ha provato a fare il rider per un periodo e raccontava proprio come funzionava la cosa. Quindi ha provato sulla sua pelle questo mestiere e uscendo praticamente da non so un mese, non mi ricordo quanto è durato il suo esperimento, ma uscendo alla fine di questo mese aveva guadagnato veramente pochissimo rispetto ai costi, rispetto al tempo che ha dedicato a questa cosa, insomma, e raccontava proprio tutte queste problematiche, quindi il doversi magari litigare gli ordini con gli altri rider, perché naturalmente può capitare che un'altra persona riesca a prendere l'ordine che stai per consegnare tu, e quindi vai praticamente a questo ristorante a recuperare l'ordine e magari te lo devi contendere con un altro rider, insomma. Quindi sì, è tosto, è un mondo tosto, soprattutto il metodo di pagamento è in base a quante consegne effettui, quindi bisogna anche che tu ti sappia gestire bene con il tempo che passi appunto in bicicletta. Ma andiamo avanti. Proprio sulle polemiche sulle retribuzioni del rider. Nonostante l'esperienza di Shaw in prima linea, di recente si sono susseguite affermazioni sul fatto che non tratterebbe adeguatamente il personale di consegna. Nell'aprile di quest'anno molti ciclisti di Deliveroo hanno scioperato per chiedere una retribuzione migliore, diritti e sicurezza, dopo la quotazione della compagnia alla borsa di Londra. Proteste si sono svolte in città, in paesi e città tra cui Londra, York, Sheffield, Reading, eccetera, eccetera. Manifestazioni simili, con al centro l'attività di tutte le piattaforme di delivery, si sono tenute anche in Italia, dove la Procura di Milano ha concluso una maxi indagine in cui sono stati controllati e interrogati in un solo giorno 1000 rider di Uber Eats, Glovo, Foodigno, Just Eat e Deliveroo. Sono poi state verificate le posizioni di 60.000 ciclofattorini su tutto il territorio nazionale. Il risultato? Ammende per 733 milioni di euro, ma non solo. I verbali notificati dalla procura alle società di delivery imporrebbero alle piattaforme l'assunzione di 60.000 rider come lavoratori parasubordinati, ovvero collaboratori coordinati e continuativi, perché non è possibile sostenere che siano lavoratori autonomi, hanno spiegato i PM in conferenza stampa. Secondo un rapporto del Bureau of Investigative Journalism, alcuni conducenti di Deliveroo guadagnerebbero poco meno di 2 sterline l'ora. E quindi, signori, è questa la situazione, una situazione veramente, veramente brutale. Ecco, nel frattempo arriva con una schwa la buona Melanie, che ci dà a tutte il buongiorno. Buongiorno cara, buongiorno Street Rider 2, dice Vincent nel frattempo. Cara Melanie, non so se tu hai mai avuto nella tua ridente città esperienza con i rider, col mondo, insomma, del trasporto di cibo. Se sì, dici la tua esperienza, come tutti voi in realtà, se avete avuto
modo di usufruire di questo tipo di servizi, se insomma, se avete visto nelle facce dei vari rider, insomma, il loro scazzo per questa situazione, perché è evidentemente una situazione molto, molto complicata, una situazione difficile da gestire. Perché sì, mi ricordo appunto che proprio l'anno scorso era nata questa grossa polemica riguardo appunto alla situazione dei rider, perché era una situazione decisamente poco chiara, perché loro di chi sarebbero lavoratori, chi sarebbero i loro capi, sono loro stessi, proprio perché magari utilizzando quest'app accettano magari un contratto di questo tipo, oppure sono effettivamente delle persone di cui l'azienda Deliveroo o Just Eat o che sia, insomma, sono dei delegati, sono persone appunto che queste grandi aziende devono prendere, diciamo così, sotto la propria responsabilità, ecco. È difficile stabilirlo con certezza, però i PM si sono espressi e hanno insomma detto che comunque qualsiasi hanno fatto capire che qualsiasi tipo di mestiere, quantomeno, per quanto possa essere poco regolamentato sulla carta, per quanto io e te possiamo metterci d'accordo in maniera molto informale, come con l'utilizzo appunto di un'app, però c'è comunque un accordo che non ti dà il diritto di non essere umano nei miei confronti. E un rapporto umano sicuramente si basa quantomeno sul rispetto del mio lavoro, e il rispetto per il mio lavoro di sicuro passa attraverso anche il tuo riconoscere il mio lavoro come un lavoro per te molto importante, e questo riconoscimento deve esprimersi naturalmente nel tuo, non impedirmi di esercitare il mio diritto a lavorare come si deve. E di sicuro questa è una situazione molto ambigua, una situazione che di sicuro si dovrà sperimentare probabilmente fino a quando gli ordini a casa saranno la norma, praticamente, perché in questa situazione ancora siamo in un momento storico in cui le consegne a domicilio sono una risorsa importantissima. Poi, quando la situazione pandemica si risolverà, probabilmente questo tornerà ad essere un lavoro dimenticato e dimenticabile, un lavoro di quelli di cui non ci interesseremmo più. Però fino a quel momento noi dobbiamo renderci conto di questa situazione, o quantomeno dovremmo continuare anche dopo a renderci conto che certi lavori sono veramente veramente un inferno per chi li fa. Però la gente lo fa perché magari non ha la possibilità di trovare altro, perché è anche vero che questi smart work, non smart working, ma smart work legati magari al mondo delle app, sono lavori che sono anche molto facili in realtà da cominciare, perché veramente in teoria per fare questi lavori ti basta davvero un contratto, ti mandano il kit, tipo lo zainetto, quello dove mettono la roba, e puoi cominciare veramente, che basta che hai un mezzo di trasporto, e poi sul serio puoi anche metterti abbiamo fatto l'esempio prima, puoi anche metterti l'esoscheletro di Death Stranding e puoi veramente girare per la città come ti pare, insomma l'importante è che tu consegni la roba, poi il modo in cui lo fai non importa, ecco. Un'azienda normale quantomeno ti darebbe la possibilità di un rimborso spese, ti darebbe, non dico una macchina, ma quantomeno ti darebbe la possibilità di non avere delle spese aggiuntive per quanto riguarda il tuo ciclomotore, il tuo automezzo in generale. Dice il buon DJ Joker: sì, ho visto in faccia del rider lo scazzo dopo che l'ho tirato sotto con l'auto. Non è rimasto contentissimo, onesto. Ci sono i rider, ma io non ne ho mai usufruito. Ne ho visti veramente pochi, però, dice Melanie. Walter dice: io sapevo che le compagnie hanno poi investito circa 10 non so se è miliardi o milioni, Walter, credo milioni, per migliorare il contesto, e la multa è passata da oltre 700 milioni a tipo 100.000 euro, la solita mega presa per il culo, assolutamente sì, perché gabole amministrative, cose di questo tipo, alla fine si è raggiunti una mezza vittoria, anzi una mezza sconfitta, mettiamola così. Dovrebbe essere proprio questo il momento in cui i riders potrebbero farsi valere. Mandano il kit, sì. Esatto. Comunque sì, mi conferma milioni, Walter. Il kit, sì. Proprio così.
comunque dice Vincent, giustamente questo è il momento in cui i riders dovrebbero farsi valere. E in effetti, come abbiamo letto nell'articolo, insomma, ci sono state le proteste, ci sono stati quantomeno azioni legali. Però è anche vero che queste cose passano. Il problema anche di perché, del perché non passa, non si risolvono mai i problemi, è che tutto passa sempre attraverso una multa, ok? Una multa che molto spesso viene calcolata in base a una percentuale del fatturato, insomma. Una multa che in realtà non è un qualcosa di esemplare, non è qualcosa che può effettivamente cambiare le cose, qualcosa che ti smuove a non farlo mai più, perché tanto hai già guadagnato abbastanza da appunto patteggiare una multa a te conveniente, insomma. Quindi la multa, il dover pagare dei soldi, non è qualcosa che impensierisce troppo i miliardari. Quello che impensierisce i miliardari è quando una legge cambia, è quando una legge ti impedisce di fare qualcosa. Quello funziona. Quando tu effettivamente non fai più una cosa legale, o quantomeno ti muovi in un terreno accidentato per quanto riguarda queste cose, basta veramente pochissimo per distruggere il tuo castello di carte. Quindi non è tanto una multa salata quello che ci serve. Quello che serve sono delle norme, sono dei riconoscimenti particolari. Ed è per questo che si è parlato tanto del riconoscere i rider come veri lavoratori. Perché quando tu riconosci qualcuno come un vero lavoratore, ti devi mettere lì, rifai i conti davvero, non tanto con una multina da milioni. Perché quando tu devi regolarizzare, facciamo un rapido conto, mettiamo che in una grande città, facciamo un conto, in una grande città magari ci sono 100 rider in media, non lo so, 100? Non lo so, 100 probabilmente è anche un numero alto, non ho idea, però 100 rider, comunque 100 persone che ognuno ogni sera ti fa guadagnare, non so, metti che magari un ordine, magari ogni ordine che loro prendono sarà circa una ventina, una trentina di euro, ecco. Facciamo un rapido calcolo, mettiamo che 100 per 30, 3.000 euro a sera, 3.000 euro ogni sera, non lo so, sto dicendo numeri a casaccio, però mettiamo comunque che ognuno di questi comunque ti faccia guadagnare parecchi parecchi soldi, ok? E pensa al fatto che ogni città magari ha i suoi 100 rider. Qui facevo il conto che Deliveroo ha impiegati praticamente per, dipende dalla città, 100 per Milano o Roma sono niente, dice giustamente Walter. Io faccio una media, ovviamente, perché non si parla solamente di grandi città, ma magari anche di città più piccole, in cui non è difficile che ci possano essere più di tanti rider. Io dico 100 in media, ovviamente, perché comunque grandi città probabilmente alzano tantissimo il numero di persone che stanno sotto contratto, tra virgolette. Però considerando che magari ci sono 500 città, ok, in cui si muovono magari una media di ogni città un centinaio, 200 rider, mettiamo così, no? Facendo un rapidissimo calcolo, mettiamo più o meno un 10.000, almeno 10.000 lavoratori, 20.000, 30.000 lavoratori. Ecco, pensate a dover regolarizzare con un contratto minimo, con uno stipendio minimo queste persone. Ecco, così già ragioni in una maniera diversa, perché a quel punto un'azienda, quando deve regolamentare, quando deve pensare ad un contratto preciso per ogni lavoratore, quando cominciano a essere più di quando i contratti, diciamo così, veri e propri cominciano a essere molto di più rispetto a quelli che magari fanno che si occupano solo del marketing dei dirigenti, di quelli che fanno ufficio, ecco, quando cominciano a essere molti di più quelli che devi pagare, ecco, cominci a pensare un attimo come devi fare, ecco. Il punto è proprio questo, che noi magari cerchiamo anche si cerca magari anche di mantenere i prezzi bassi, quindi uno cerca sempre di risparmiare sulle cose in cui può risparmiare, ed è per questo che nascono queste cose con le app, per questo nascono queste forme di lavoro sicuramente ai limiti quasi dello schiavismo, che ti impongono una fatica immensa, perché pensate a uno che semplicemente tira fuori una bicicletta dal garage e comincia a pedalare, ecco. Ecco, 60.000 rider solo in Italia da regolamentare, ci dice il buon Walter. Ora,
non so se 60.000 solo di Deliveroo o in generale, quindi parliamo di Just Eat, Uber Eats e tutto il resto, però 60.000 comunque sono una bella fetta di mercato, un bel PIL per questo paese, ecco. Sì, se si regolamentasse per bene questa situazione, sicuramente le cose cambierebbero abbastanza, ecco. Il problema però è che regolamentare come lo fai, come lo gestisci, come li premi queste persone, perché comunque uno deve pensare anche a questo, deve pensare al fatto che ogni lavoratore ha diritto comunque a un minimo di stipendio, un minimo di gratificazione, se vogliamo anche un po' di carriera, ecco. Quindi qualche premio in generale devi considerarlo, ecco. Quindi è difficile veramente pensare a questa cosa qui, è difficile insomma immaginarsi un mondo in cui si riesca a fare una cosa del genere, mantenendo però, ripeto, un prezzo economico, ecco, in tutto questo. Il mondo in questo senso assomiglierebbe molto alla Cina, ecco, mettiamola così, una situazione lavorativa molto simile alla Cina, secondo me, in cui veramente il lavoratore è contento di farsi quasi schiavizzare, perché così è, signori. In generale, dice Walter, sì, quindi in realtà le aziende dovrebbero comunque... Magari poche aziende, ma si devono comunque occupare, mettiamola così, una media di 20.000 ognuno, ma comunque sono 20.000 lavoratori, sono tanti, sono parecchi, 20.000 lavoratori attivi, poi per carità ci sono quelli che non lavorano tutti i giorni, ci sono quelli che magari invece lavorano tutti i giorni, quelli che si fanno festivi compresi, per carità, perché magari non hanno altre fonti di reddito, o magari perché la mattina fanno altri lavori e la sera fanno i rider, perché questo è un lavoro che naturalmente riguarda di più le serate più che il giorno, anche se naturalmente in questo periodo quelli che per esempio ti portano la spesa, anche se quelli magari sono più legati alle catene di supermercati e meno ai servizi quelli di corriere di cibo naturalmente. E quindi in questo, signori, in realtà questa mattina non lo so, mi andava di mettere un occhio su questa situazione, però il vero punto che volevo toccare e che non abbiamo toccato era su quest'uomo, su Will Hsu, appunto, che si mette in gioco, tra virgolette, per capire una situazione. Ora, lui, no? Mi ha fatto pensare moltissimo questo articolo, perché da come è stato messo, all'inizio, sembrava che lui in realtà questa cosa l'avesse iniziato a fare così, quasi per scherzo, per gioco, per sport, ok? Come se lui non avesse mai vissuto appunto questa situazione, come se gli fosse capitata fra le mani l'occasione di dirigere questa compagnia, di crearla da nulla, ma che non si fosse mai messo in gioco su questa cosa, ecco. E quindi... sembrava quasi un esperimento sociale quello che stava facendo, ok? Ok che magari dai toni che abbiamo visto da questa situazione, alla fine l'effetto che ha creato praticamente è stato quello di un esperimento sociale, perché non credo che lui volesse guadagnare o comunque fare questo lavoro perché gli piaceva questo lavoro. Lo voleva fare naturalmente per rendersene conto. Su questo io non ho dubbi, però... Da come era iniziato l'articolo sembrava quasi che lui non l'avesse mai fatto nella sua vita e quindi non l'avesse mai sperimentato. Invece l'articolo ci racconta che lui all'inizio ha capito come funziona questo mestiere, cioè lui lo sa, cioè l'ha vissuto in prima persona, perché quando ha cominciato la sua attività naturalmente lui stesso ha sperimentato la cosa. Però mi fa specie che lui è tornato a farlo dopo anni, questo mestiere, e che si sia stupito di come si sono evolute le cose. Il che mi fa capire che lui, come tante altre persone, che magari sono ai vertici alti, non hanno proprio capito come le loro compagnie si stanno muovendo, come alcune cose si evolvono all'interno dei loro stessi praticelli, ok? Perché giustamente loro vivono nei loro attici, guardano il mondo dall'alto, contano le cifre, magari ogni tanto se devono preoccuparsi degli altri esseri umani con cui lavora, magari si occupano solamente delle persone a lui vicine, quindi quelli degli uffici, quelli che si occupano magari di far quadrare i conti, quelli che fanno sì che magari i post sui social vengano letti, insomma, si occupano più che altro di questi, ma degli ultimi, di quelli proprio delle formichine operose, chi ci pensa, ecco.
è il fatto che lui, nonostante abbia visto com'è la situazione, abbia creato lui stesso questo, quantomeno in Europa, abbia creato questo modo di lavorare, non si renda conto dell'evoluzione della cosa, mi fa molto pensare quanto alle volte la banalità del male colpisca anche questo tipo di mestieri, perché io sono abbastanza sicuro che dopo aver provato sulla propria pelle questo tipo di mestiere lui abbia un attimo magari ripensato fortemente alla situazione dei rider che gli fanno guadagnare tutti sti soldi, perché alla fine sono loro quelli che si mettono in gioco, sono loro quelli che fanno il lavoro più ingrato di tutti, di conseguenza io sono abbastanza sicuro che lui si sia reso conto della situazione, ma chissà come si sarà sentito, cioè quasi come risvegliarsi da un sogno ed essere piombato in un incubo, perché venire trattato male, cioè rendersi conto dello stato pietoso in cui il mercato con cui sta guadagnando veramente rendersi conto di quanto si sia veramente ridotto male questo mercato, chissà come si sarà sentito, cioè l'articolo non ce lo spiega, però lo possiamo immaginare quantomeno che lui sia cascato abbastanza dal pero in questa situazione. Ora, non sto qui a giustificarlo, non sto qui a salvargli la faccia, perché ovviamente, ripeto, mi fa specie, mi fa veramente pensare e riflettere quanto lui non si sia reso conto di quanto le cose di come le cose si siano evolute veramente. Però effettivamente, ripeto, la banalità del male ha colpito anche quest'uomo, perché io non credo che nella sua testa ci fosse veramente l'intento di far vivere ai rider un'esperienza così terrificante. Poi, per carità, come qualsiasi altro miliardario, a tutti viene il dubbio che tutto quello che stia facendo sia una trovata pubblicitaria. Per carità, anch'io sono scettico, anch'io sono cinico in questo senso, e nemmeno io sono immune dal pensare che magari questo tizio semplicemente ci sta prendendo in giro tutti quanti. Però voglio anche pensare che lui magari non si renda conto al 100% di come vadano le cose, perché ripeto, se davvero dovresti essere veramente una bestia a riuscire a dormire tranquillo sapendo che comunque là fuori al freddo, al gelo, sta per due miseri spiccioli sta correndo un tizio magari extracomunitario che è riuscito non si sa come a ottenere ad avere la possibilità di fare questo mestiere, di non andare a rubare, no? Per carità. Però sì, è una situazione veramente orribile che spero naturalmente possa migliorarsi e che possa diventare una valida, veramente, alternativa a chi cerca un lavoro, ripeto, a bassa specializzazione e che possa veramente essere fatto da tutti, perché il problema di questi mestieri naturalmente è che sono quelli meno tutelati, sono quelli che sono i meno sicuri. Per carità, ci sono altri mestieri su cui noi ci facciamo grassissime risate, che però fanno riflettere anche quelli, tipo ogni tanto, non so se vi capita, però mi arrivano su Facebook le pubblicità di McDonald's, nonostante io odi questa catena, nonostante io non ci vada a mangiare per principio, però mi arrivano le pubblicità di McDonald's, ma non tanto dei loro piatti, dei loro cibi, ma più dei loro lavoratori, che la classica cosa, tu mi vedi solo come uno che frigge patatine, ma in realtà io mi vedo come uno con un contratto a tempo indeterminato. E poi giù nella sezione commenti c'è il delirio, gente veramente che lascia fuori il peggio di se stessa per commentare questa cosa. Però non lo so, tanti di questi mestieri sono secondo me difficili da immaginare, sono difficili da così da commentare, ecco, e alle volte sono sicuramente difficili da regolamentare. Ma direi che ci siamo detti tutto per questa mattina, abbiamo raggiunto il nostro orario consono, abbiamo anche recuperato i pochi minuti persi dalla prediretta, quindi direi che possiamo ritenerci soddisfatti per questa mattinata, signori. Nel frattempo vedo Walter sta scrivendo qualcosa, quindi attenderò ovviamente il suo commentino se vuole aggiungere qualcosa. E che dire, nel frattempo io qualche volta su un McDonald's lo mangio, in compenso non andrei mai su Facebook. Sì, forse sono io che sbaglio, assolutamente Walter, non mi sento di biasimare nemmeno questo tuo commento.
E detto questo, signori, direi che possiamo concludere qui la mattinata con il Mattino Lore in podcast. Grazie veramente tanto per avermi seguito e vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio, quindi www.runtimeradio.it se volete ascoltarci in diretta e in differita. Il buon Simone è riuscito a risolvere i problemi che hanno afflitto il suo computer nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, e quindi si ritorna alla programmazione classica, e domani quindi ci sarà naturalmente Michela De Paola con Disordinati Informati, e giovedì torna Simone con Buongiorno un cazzo, quindi non perdetelo assolutamente. Gli altri appuntamenti della settimana li conoscete: mercoledì torneremo con il libro game su Vesta Shutdown con un nuovo fantastico episodio in cui cercheremo di non morire all'interno della stazione spaziale che stiamo cercando di riparare, e venerdì torneremo con naturalmente sempre con il Mattino Lore in podcast con una nuova puntata. Domani, mercoledì e giovedì dalle 20 alle 20:30 torna Walter Sbano con le orazioni della sera, quindi non perdetevelo assolutamente, per appuntamenti fissi incredibili. Stasera ci sarà OGM, da quello che so, quindi fatemi sapere se tornerete a streamare questa sera, quindi per carità di Dio fatemelo sapere se questi appuntamenti sono corretti, ma spero di sì, in quanto primo diciamo così in onda nella settimana mi rendo conto che ho una responsabilità, quindi dare gli annunci corretti è una mia appunto prerogativa. Però onestamente non mi sono mai fatto portare niente col delivery, neppure durante il lockdown più estremo, anche perché sotto casa ho varie opportunità, dice Walter. Ebbene sì, magari potresti provare anche tu questo fantastico servizio, così da renderti conto di una situazione, oppure se magari proprio ti pesa il culo, magari potresti provare una sera ad entrare in questo ginepraio incredibile. E detto questo, signori, possiamo passare alla fine, ovviamente mettiamo la nostra sigletta finale, perché sì, perché ci sta, un po' di bella musica per continuare la vostra giornata. Grazie veramente tanto per avermi seguito, e detto questo io vi saluto e vi auguro una buona giornata.